sono l'ingegnere Ivano Vellingeri, titolare dello studio IEQ, Studio Tecnico Associato di Benevento, e ormai dal 1993 operiamo quasi esclusivamente nel settore dell'impiantistica, sia civile che industriale, sia a Benevento sia tutta quanta la Campania. Il marchio di fabbrica del nostro studio è stato fin dall'inizio l'innovazione, quindi molto spesso abbiamo lavorato in maniera sicuramente costruttiva ed efficace con Robur, che ha sempre rappresentato questo elemento innovativo, di proposta innovativa per il mercato. Penso abbiamo installato più di 100 macchine complessivamente dall'inizio dell'attività fino ad oggi. In tutti i buoni settori, sia quello dei servizi, sia quello industriale, e sia in questo caso anche per quanto riguarda gli ambienti di formazione, quindi gli edifici scolastici con i servizi connessi. L'impianto che abbiamo realizzato a Benevento per la Facoltà di Economia e Commercio, nella nuova sede della SEA, è stato un impianto importante perché è stato il primo impianto che è stato messo a servizio della biblioteca dell'università ed delle nuove aule e laboratori scientifici. Un progetto è stato realizzato nel 2013 ed ha comportato un'installazione di un impianto caldo e freddo a ventil convettori e ad aria primaria, con l'installazione di 3 moduli Robur preassemblati, 2 ognuno con 5 macchine AR caldo e freddo, ed un modulo con tre unità solo freddo. Quindi complessivamente in questo progetto abbiamo installato 13 unità, di cui 10 caldo e freddo e 3 solamente freddo. Diciamo che l'importanza della progettazione è stata perché è stata condivisa con il Dipartimento di Ingegneria della Facoltà di Benevento, sia con il professore De Rossi che il professore Vanoli. Andammo a proporre queste macchine per cercare di evitare il problema che più spesso si verifica nei centri storici, che è quello dell'alimentazione dell'energia elettrica. Chiaramente un centro storico di Benevento, dove è allocata la facoltà della SEA, non permetteva chiaramente facilmente di riuscire, se non con chiaramente investimenti improponibili, di portare nuova energia a media tensione, nuove cabine elettriche e quindi nuova alimentazione elettrica del fabbricato. La soluzione è stata efficace perché è riuscita, senza stravolgimenti particolari, a dotare il nuovo servizio di biblioteca e di laboratori di un impianto di caldo e freddo con appunto un sistema di alimentazione a gas. I plus del prodotto sono stati: uno, riuscire ad utilizzare un'unità esterna che era un terrazzino sostanzialmente non utilizzato all'università, quindi non abbiamo occupato spazi interni per centrali termiche a gas oppure con eventuali refrigeratori. Abbiamo risolto il problema anche della modularità dell'impianto, perché dato che i servizi hanno sia per tempi sia per periodi frequentazione e occupazione diverse, era chiaro che era importante per l'università, per riuscire a risparmiare anche dal punto di vista economico, parzializzare e rendere modulabile la fornitura sia di caldo che di freddo. Diciamo, l'università è stata molto contenta di questa innovazione, che chiaramente è stato un dipartimento di ingegneria, è chiaro che apprezza sempre quelle che possono essere novità.